a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio fare un video tipicamente estivo perché vi parlerò dei miei 5 salva estate, ossia oggetti e prodotti che mi salvano l'estate perché mi aiutano a risolvere quei piccoli problemi o grandi problemi che durante l'estate spesso si verificano. All'inizio doveva essere solo un video in cui parlarvi di queste 5 cose, poi ho pensato però di trasformarlo in un tag, quindi è un video tag che si intitola i miei 5 salva estate, perché trasformandolo in un tag, quindi taggando qualcuno, poi alla fine del video taggerò qualcuno di voi, posso dare la possibilità di ripetere il video e di dare dei consigli anche alle altre persone che vi ascoltano e che guardano il vostro video, perché io ovviamente ho 5 cose che mi aiutano durante l'estate, voi magari ne avete altre 5 che sono diverse, e quindi questo può diffondere un po' di consigli per aiutare le persone che come me stanno patendo tantissimo a causa del caldo a superare questa stagione in maniera un po' più tranquilla. Io di solito il caldo non lo patisco, di solito mi piace il caldo, quest'anno invece mi sta facendo proprio stare male, non so come mai, ma sto patendo veramente tanto, e da qui mi è venuta l'idea di questo video. Quindi direi di cominciare subito. Il mio primo salva estate in assoluto è l'acqua. Io senza acqua d'estate non potrei starci, mi salva proprio l'estate perché non solo mi rinfresca ma mi idrata e mi aiuta a sentire un pochino meno questo effetto del caldo, questo effetto di giramento di testa, di spossatezza, di malessere generale che spesso il caldo causa. Mi aiuta l'acqua, mi aiuta, mi fa sentire meglio, quindi sicuramente l'acqua. Io me la porto anche sempre dietro durante l'estate, non mi porto questa bottiglia perché questa è troppo grande e quindi nella borsa non ci sta, però mi porto una bottiglietta più piccola e in modo da avere sempre comunque la mia acqua con me qualora mi dovesse servire. Quindi in assoluto il primo salva estate per me è l'acqua. Il secondo salva estate è il ventaglio. Io ne ho un po' di tipologie diverse, adesso ve ne faccio vedere tre, però ho parecchi ventagli io a casa e mi serve perché ci sono delle situazioni in cui magari non c'è l'aria condizionata o non c'è il ventilatore, però voi in qualche modo siete in una situazione in cui state prendendo del caldo, ad esempio alla fermata dell'autobus sotto il sole, non avete il ventilatore, non avete l'aria condizionata, ma dovete restare lì altrimenti l'autobus lo perdete. Come si fa? Io mi porto sempre dietro il ventaglio. Ne ho varie tipologie, come vi dicevo, questo è il mio preferito perché è il più grande, quindi è quello che muove più aria e mi tiene molto più fresco. È anche molto carino perché è stile cinese, giapponese, vedete, poi dietro ha anche una scritta, non so cosa ci sia scritto sinceramente, però è comunque un bel ventaglio. Poi ne ho uno più piccolo che mi porto nella borsa, che è quello che ho comprato di recente, anche questo stile cinese orientale, insomma di questo stile. E poi ne ho uno che è un ventaglio d'arredamento in realtà, però io ogni tanto lo utilizzo quando sono a casa, questo non va bene da portarsi in giro, però a casa sì, che è questo che è tutto di legno. Questo l'ha fatto mia madre quando aveva il negozio, è fatto tutto con la tecnica del decoupage con la foglia d'oro, vedete che qua c'è la foglia d'oro. Qui c'è praticamente un disegno che io avevo scelto, quindi lei l'ha fatto un po' su ordinazione, nel senso che le ho fatto vedere un'immagine che mi piaceva, lei mi ha fatto il ventaglio, e c'è questo manico di legno, quindi è un ventaglio di arredamento, però è molto carino, io comunque lo utilizzo ogni tanto perché ce l'ho lì nell'ingresso, quando mi viene quella botta di calore lo prendo e lo utilizzo. Si utilizza in questo modo, molto semplice, anche abbastanza comodo tutto sommato da utilizzare se siete a casa. E quindi anche il ventaglio è un altro salva estate. Un altro prodotto che mi salva letteralmente l'estate, se io non avessi questo prodotto penso che mi porterebbero subito in ospedale, è la crema protettiva per il sole. Protezione 50, perché io ho un'intolleranza solare.
ho un problema proprio alla pelle nel momento in cui io mi metto sotto il sole, anche con la crema, dopo un'ora al massimo devo mettermi all'ombra perché la mia pelle comincia a reagire, si riempie di puntini, comincia a farmi male, a bruciarmi, anche se magari da fuori può sembrare che non sia così grave, però vi assicuro che quello che sento io è veramente una cosa fastidiosissima. Farò magari un video per parlarvi della mia intolleranza solare, vi racconterò anche alcune cose che mi sono successe nel corso della vita a causa di questa cosa, in modo da darvi un po' anche qualche consiglio, comunque raccontarvi la mia esperienza. È un video che magari farò, lo vedrete spuntare sul canale nel corso dell'estate. Comunque io ho bisogno della crema solare, ma io ne ho bisogno anche se non vado in spiaggia. Semplicemente se io esco e ci sono dei tratti soleggiati che devo magari percorrere per più di 5 minuti, io mi devo mettere la crema solare perché altrimenti comincio veramente a stare male. E quindi questo è un prodotto che letteralmente mi salva l'estate. Adesso io vi faccio vedere questa marca, tra l'altro avevo fatto anche una recensione, magari ve la lascio da qualche parte. Però l'importante è che sia protezione 50, poi sulle marche insomma sono abbastanza flessibile, l'importante è averla. Un altro prodotto che d'estate è utilissimo è un anti-zanzare, però questo è particolare perché non è il classico spray anti-zanzare o la classica cosa che si deve attaccare alla corrente, lo zampirone, insomma metteteci quello che volete. Queste sono delle salviette alla citronella e sono delle salviettine, sono fatte in questo modo, ve ne faccio vedere una, sembrano delle salviettine struccanti e hanno anche la stessa consistenza delle salviettine struccanti, sono morbidissime e sono alla citronella. Praticamente vanno passate sulle braccia, sulle gambe, insomma nei punti in cui non volete essere punti e funzionano alla grande, quindi mi salvano proprio l'estate. Perché rispetto alle altre cose non state a respirare magari quei vapori che vengono su quando accendete lo zampirone o anche quando mettete quel liquido che si mette alla presa della corrente, che ora non ricordo come si chiama, comunque non è molto sano respirarselo. Gli spray di solito hanno un cattivo odore che vi rimane sulla pelle perché sanno proprio di... come se fosse proprio un DDT che vi mettete sulle gambe. Secondo me hanno un odore terribile quelle cose lì, però funzionano, ma non sono profumate. Questo invece ha un delicato profumo di citronella, ma molto molto leggero, sembra quasi un misto limone vaniglia, quindi è piacevole da avere sulla pelle. E io le utilizzo non sempre, non tutti i giorni, però quando magari ci sono un po' più zanzare in giro, io mi metto queste salviette, me le passo semplicemente sulle braccia e sulle gambe, lasciano la pelle morbida, profumata in modo delicato e hanno una durata di 5 ore. E vi assicuro che funzionano perché per 5 ore le zanzare non vi pungono, almeno sul mio tipo di pelle, sul mio tipo di reazione a queste cose, devo dire che funzionano, quindi per quanto mi riguarda mi salvano l'estate. E l'ultimo prodotto che davvero è utilissimo durante l'estate e mi aiuta tantissimo è il cuscino per la circolazione delle gambe. Ve lo faccio vedere, ma è un po' grande, eccolo qua, è questo. Questo qua, che non sta neanche nell'inquadratura perché è veramente enorme, è un cuscino che voi dovete mettere sul letto, comunque su una superficie piana, lo mettete così, e mettete le gambe sopra. Qui dove c'è questa curvatura si va ad appoggiare il ginocchio e qui le caviglie, quindi praticamente voi i talloni li appoggiate qua, in questo modo qua, e tenete le gambe leggermente rialzate. Questo aiuta tantissimo la circolazione. Dovete sapere che io ho un problema particolare che emerge durante l'estate. Ho un piede, soprattutto uno, soprattutto il piede destro, che con il caldo tende a gonfiarsi. Non è un gonfiore enorme, quindi è una cosa che da fuori in realtà si percepisce appena, per fortuna. Però comunque io, avendo i piedi molto magri, quando c'è questo leggero gonfiore io me ne accorgo immediatamente. E non è una bella cosa, perché comunque poi, anche se non si vede tantissimo, si sente quando avete le scarpe ai piedi, perché se il piede si gonfia ovviamente le scarpe stringono, quindi vi assicuro che lo sentite.
E avendo questo problema ho cercato varie soluzioni, ho trovato anche delle soluzioni efficaci, però devo dire che quella più efficace di tutti è tenere i piedi rialzati con questo cuscino qua. Quindi io magari alla sera o comunque anche la notte quando vado a dormire, l'ho già fatto tante volte, tengo i piedi rialzati e mi si sgonfiano e devo dire che l'effetto è duraturo perché poi rimangono sgonfi per parecchio tempo, no? Non soltanto quella mattina, poi si rigonfiano subito, in realtà rimangono sgonfi a lungo, quindi è una cosa che veramente mi aiuta tantissimo. È un cuscino che io avevo preso da Lidl, però credo che si trovi anche su Amazon, quindi magari se lo ritrovo vi lascio il link giù in info box. Bene ragazzi, questi sono i miei 5 salva estate. Io adesso però sono curiosa di conoscere i vostri 5 salva estate. Quindi vorrei taggare tutti quelli che desiderano fare questo tag, che vogliono riprodurlo. Taggo in particolare tutte le ragazze del gruppo Facebook The Colors of YouTube, quindi Azzutubi, Consigli di Antonella, Ciotolina, Clay & Bonnie, Flowbag, tutte le ragazze, insomma, scusate se non vi nomino tutte, ma adesso a memoria io mi ricordo solo questi canali, ma siete veramente tutte taggate. Poi, se vi va di fare il tag, vorrei taggare anche la stanza di Scarlett, Lady Dark Makeup, Sara Magic 15 e True Colors, perché magari anche una versione maschile dei 5 salve estate può essere interessante. Ovviamente io vi taggo, però se voi non avete 5 prodotti che in particolare vi salvano l'estate, perché magari non lo so, non ci sono, non utilizzate nulla di particolare. Ovviamente in quel caso non farete il tag, però se li avete io vi taggo in modo da darvi la possibilità di condividere anche i vostri 5 salve estate. Credo di non aver mai taggato così tanta gente, però insomma, io ho taggato tutti quelli che mi sono venuti in mente che magari potrebbero aver piacere di rifare il tag e vediamo un po' se ci sono dei prodotti o degli oggetti che possono essere degli spunti utili, dei consigli per superare l'estate in maniera un pochino più tranquilla. Io per adesso vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, c'è anche il suono delle campane di sottofondo, quindi mettete un like per il video e per le campane e vi mando un bacio enorme.